Radio Più presenta Le parole della misericordia, un momento di meditazione in occasione dell'Anno Santo, a cura di Andrea Lonardo. Pace. La pace è il grande anelito dell'uomo. La pace è quel desiderio che si possa vivere serenamente dentro la casa, nella famiglia, nelle relazioni internazionali, che non ci sia mai la guerra. Eppure la Chiesa, nella sua riflessione secolare, poi soprattutto a partire dal Concilio, ha scoperto che la pace è qualcosa di profondamente diverso dall'assenza di guerra, dall'assenza di tensioni, perché la pace implica proprio un volersi bene, un desiderare la vita dell'altro, un saper convivere. Una frase straordinaria che è stata tante volte citata a partire dal Concilio, dai Papi: non ci sarà pace senza giustizia. Perché ci sia pace serve che sia dato il giusto a tutti. La pace è l'acqua condivisa, che se c'è un fiume entrambi possano bere l'acqua, perché non può essere in pace un popolo che non ha la possibilità di irrigare i suoi campi, di dar da bere ai suoi bambini. La pace implica che si abbia un territorio. Pensiamo a Israele e ai palestinesi. I diritti dei due popoli richiedono che entrambi abbiano un territorio, entrambi abbiano la libertà. È la meravigliosa proposta equilibratissima che la Santa Sede da sempre cerca di portare avanti e che tutti gli uomini di buona volontà sanno essere quella più giusta. Non c'è pace senza giustizia, perché se non c'è giustizia sempre sorgerà qualcuno a contestare la pace per avere quello che gli manca per vivere. Ma non è sufficiente questo. La riflessione ulteriore che nasce dal Concilio e che è diventata fortissima poi con Giovanni Paolo II, con Papa Francesco, è che non c'è giustizia senza misericordia. Non basta la giustizia per avere la pace, perché l'uomo, essendo un essere peccaminoso, e i popoli, essendo egoisti, prima o poi ricompiranno dei gesti che sono indebiti, che sono delle appropriazioni ingiuste. Solo dove l'uomo e i popoli hanno la disponibilità non solo ad essere giusti, ma a perdonare le offese, è possibile la pace. Non c'è pace senza misericordia, è proprio questo legame che ha indagato il pensiero, l'amore della Chiesa. In delle bellissime riflessioni il Cardinal Kasper ha detto che la misericordia è proprio ciò che è mancato nel secolo passato. Se si pensa al marxismo, il marxismo pensava che si poteva raggiungere la pace togliendo la misericordia, perché la misericordia avrebbe ostacolato la lotta di classe. Pensiamo alle terribili dittature naziste, dove addirittura la misericordia veniva ritenuta qualcosa di contrario al progresso della razza, la razza che doveva essere tutta sana, tutta quanta perfetta. Pensiamo anche alle correnti neodarwiniste, dove la selezione naturale sembra essere l'unica legge, cioè l'essere inadatto all'ambiente perisce, muore, e qualcuno addirittura vorrebbe trasferire questo alla realtà sociale, cioè eliminare i bambini di troppo nei paesi in via di sviluppo e così via. Invece la misericordia dà la vera idea della pace. L'uomo, per avere la pace, deve avere quell'atteggiamento di attenzione, di accoglienza dell'altro, perché solo dove c'è la misericordia, dove c'è la disponibilità a perdere qualcosa per far vivere l'altro, solo lì è possibile la pace.